tanto c'è da staccare i domino, staccare i qua. Ma non è che la cosa qua, la toccata la mattina? Chi? Ieri sera, quando ma chi? In pratica, mancava una linea per fare quello che è stato ma lo spettacolo. E abbiamo tolto il domino. Va, piano bottiglia. Si è piazzato. Però è stato staccato.
questo è sempre per in teoria noi dobbiamo spostare il piede questa amicata, normalmente che succede? Devi spostare i taglio, ti recuperi la calata, la cosa la metti sul nuovo taglio, poi ti recuperi le teste e le butti giù senza rifarti tutto il mazzo. Per spostarle nel senso di dirà, ma dobbiamo andare più tagli avanti, la caliamo, reguliamo la calata, facciamo tutto così, reguliamo la calata, la caliamo più tagli avanti e poi si chiude. Però visto che così è troppo facile, voi potete recuperare una cosa, ma quando recuperate le cose qua, ricordate cosa sono i mazzi? Okay. Vai. Uno per uno le porte via. Recuperare e fare. Pure col dito, pure col dito. Falle più alte, allora Maurizio, allora siccome i ragazzi sono troppo creativi, dobbiamo aggiungere un'altra multipla su questa parte, un'altra via, c'è questa volta, allora voi mettere i va ultime la faccio esatto perché vanno a incrociare la facciamo perché la faccio fare americana la pozzina proprio allora questo qua a sto punto ce lo liberiamo oppure no ok no perché non ci abbiamo i cimenti ma ci fate dei bellissimi marci ma gli stoppi che cosa sono? Cioè, ragiona, qui c'è quattro canali, no? Un canale è un palo, due canali sono arrivati alla fine, certo, questo è il terzo canale.
canale e poi c'hai sostanzialmente le quarte di livello. Quindi noi praticamente ci manca un canale. Allora loro calavano l'americana, cambiavano il canale, eccetera. Questa roba ogni volta poi tocca più la scala, il puntamento, eccetera. Invece in questa maniera noi andiamo più canali, quindi tutta la roba è allora dai, ci diciamo sì, chiaramente sì, siamo lo stesso cavo, stessa strada. Al centro dell'ultimo triangolo? Allora stai girando in là. Allora, al contrario. Cioè, dovete fare dei tagli alti, quindi non so, di taglio proprio taglio tutta. Sì, i tagli in questa maniera lo copre. Lui sta proprio qua sotto, no? Sì, anche se non sta qua sotto, lo mettiamo qua sotto. E poi questo qua sta secondo motore, lo spostiamo leggermente qua. Perché ti ricordo che hanno senso. È la batteria che come accendo. Allora, il centro del palco in realtà è questo. Però quando lo tiriamo su, è molto più centro la telecamera. Ah, l'altra catenella. Allora, adesso dovete. Dovete praticamente sullo stesso circuito, dov'è che manca questa cavata? Ok, allora noi ci portiamo tutta questa frusta, la andiamo a portare fino a qua. Ok? Quindi ci sta qua il cavo lungo che ci porti. Vedi questo che non è stato messo bene, prendo prendi un po' di pinguini e tutta questa frusta la tagliamo, perché lì possiamo staccare ancora i troni qua, quindi non ci servono, ci servono per adesso, dobbiamo tirarlo giù perché comunque la frusta non sta male. Io sto facendo tutto questo per evitare che vabbè, salvavo i pinguini, danno le mani Grazie. Non mi va di ogni modo, non è vero.
Idealmente quando sarà questa qua praticamente la portiamo un po' più in là e per cui ci abbiamo adesso ormai perché non abbiamo il punto tutto americano, però siccome qua ci manca anche un altro, qua ci abbiamo il palo, allora c'è solo da portare quello lì laggiù. Ah, c'è una lunga sull'altra lunga perché questa è dove sta? Qui sono qua c'era qua. Ah, questo va il taglioni, no? Quindi va a cercare sullo generale di qua. Aspetta che forse riusciamo a recuperare qualcosa. Allora, questi due gomiti come stanno? Simula? No, questo è lo studio e questo è l'altro. Cominciano a fare le prime luci da sole, facevo certe cose che sono ma la gente giustamente non vuole, cioè già un musicista glielo del culo essere accecato, no? Però poi accetta il fatto che non è un interesse. Acceso? Ancora per capire quando lo faccio.
faccio vedere una cosa. Così imparate. Vabbè, mo finire la fine tanto. Provo a provare a vedere Ale. Che canale è. Ale, te lo dire sì. Questa cosa. Eh? Sì, te l'ho detto quanto. Qua è arrivato comunque. Poi facciamo un po' con detta e poi risolvo. Adriano! Senti, stavo pensando una cosa. Siccome noi vogliamo fare la proposta a Danilo, però prima dobbiamo capire se la proposta ci piace a noi, allora praticamente vorremmo un'americana che cala dietro lo sto soffitto, tra l'americana e il soffitto. Sì, perché ci vogliamo montare i neon. Io lo metterei al terzo. Ok, grazie. Sì, ma anche cioè ci mettiamo un neon anche per cose, capito? Non è. Quante cose devo fare? Le corde in base a quello che succede. Cioè, per esempio, io adesso su queste mi sono permesso di caricare un po' più, però se lavoro su quattro corde, se lavoro con tre corde non posso mettere più. Con i neo che mettiamo, neo, due corde, quindi no, due corde e poi diventa un po' tre corde, minimo, tre corde, diciamo centrale. Quando c'è un po' più di peso metti quattro corde, no. Quando c'è un americano non lo carico con due corde, adesso più di cinque corde. No, beh, le volte mi anche tre, quanta roba peso. Poi ormai quando la roba è molto pesante si dice non più capire. Allora queste poi dobbiamo pensare come ce l'abbiamo, considerate che questi qua non è un padre che apre un porto. Sì. Questo non sarà un padre che apre un porto. Che apre un porto è un soffitto. No, cioè, che lampada c'è questo padre, questo, quell'altro? Occhio che mi sto attaccando. Oh, bello, allora c'è. Esatto, quindi è la 60. Quindi la 60 non fa una luce diffusa, ma fa una luce diffusa. Adesso già è contrario. Mettila un po' dritta. Sì, accendi un attimo. Accendi un attimo. Ecco, così è dritta e così è aperta. Però chiaramente con questo lampada qua che fa uno spot molto piccolo, non è che si vede tanto. Sulla 62 la vedi più, vedi come scatta. Quindi praticamente noi adesso dobbiamo andare a colorare queste luci qua cercando di stare dentro il range di colori che stanno facendo. Che colori vogliamo immaginare? Per esempio questa qua, questa qua vedete, quella, vediamo se ci avete oggi. Guardate se è quella, sembra uguale. Ah, no, quella è più larga. Quella è la 60. Quella è la 60 e quella è la 61. Io ormai li conosco, ho l'occhio, però lo vedete, quella vedi molto chiaro il centro, il pollice, il cervello. E questa invece è un po' più ammorbidita. Qua la 62 va bene un po' più larga. Quindi sono due lampade teoricamente incompatibili, però sì, a quella distanza non vedi tanto, però se tu fai un disegno dove c'è quattro pezzi uguali, fanno lo stesso lavoro,
Io non potrei moltissimo. Allora io potrei eventualmente con un piccolo frost potrei correggere quella lì. Proprio appena appena leggero, tipo quello leggerissimo che vedevamo ieri, posso andare a rendere la 60 con una 60. Un pochino di poco però, perché diciamo che quello spesso poi dopo fare. Ora qui stiamo lavorando con il blu, il verde, il verdino e l'altro. Dobbiamo comunque trovare un colore non troppo forte, perché sono sul batterista, cioè abbiamo questo diverso fatto il batterista, dobbiamo un colore troppo forte, quindi che colore? Prendessimo un giallo per mettere un giallo. Però prova, no, facciamo le prove, no? Vai a prendere un po' di gelatina da dietro, un casino, che pensi siano giù, però considera che dobbiamo prendere un colore chiaro, che non faccia perdere coefficiente Y, no? Ieri ho spiegato, cioè un bianco freddo, però insomma, considerando che siamo molto, adesso colorando, il bianco freddo ci abbiamo quello lì, sagomatore, per non andare a raddoppiare, per cui potremmo trovare un coefficiente Y, non è un coefficiente che di assorbimento della gelatina rispetto alla luce, quindi ci sono delle gelatine che sempre spesso assorbono il mondo, quindi siamo passati al coefficiente Y, che significa che io ho bisogno di molta potenza per la luce, perché la gelatina non sta per essere luce, invece quando la gelatina quelle gelatine che abbiano un coefficiente sono abbastanza alto per avere, no, per far vedere la faccia del batterista, altrimenti devi mettere un blu molto pesante, un blu molto che sta sul 7 o 8 di coefficiente, e il batterista se vuoi vedere la massa lo fa la stessa approssima allora ne prese qua. Allora, ora voi non conoscete chiaramente i colori, con molto leggero, questo si usa molto in cinema per fare la luce del sole, questo è un giallo, ma questa è una conversione, no, questo è un colore, questo è uguale. Scelta che dobbiamo fare, cioè o lo lasciamo, diciamo così, una luce che semplicemente andiamo a convertire i vari tempi, o altrimenti la colorare. Che vogliamo fare? Però non sia la dobbiamo colorare, dobbiamo colorare leggera, cioè dobbiamo ragionare in termini di latina come questa, anche perché poi con il blu accendo. Secondo me questa luce con quel blu fa un bel... Quella adesso diventa un ghiaccio. Ah, questo è un ghiaccio? Questo è un raffreddante. Sì, ieri all'inizio avevamo visto proprio... Avevamo fatto un ghiaccio crescente in questo modo. Poi l'abbiamo alleggerito perché il batterista non ha la luce. Però è un colore, cioè se noi ci abbiamo, se noi dobbiamo anche ragionare in tutti i tempi, non è che ci abbiamo due luci, ma se noi avessimo avuto solo due, significa che noi il batterista ogni volta che accendevamo, no, ogni volta che accendevamo era molto simile. Questo non è giusto, come avevamo visto in un concerto, che c'è solo il corretto, ci piace il passivo. Allora se io gli metto un colore così, io è un po' come se fosse un colore molto forte, un preciso, molto vivo, come se io ho un tempo in bianco. Sai, i tagli, diciamo che se io gli do una luce di taglio, perché gli devo distare? Non potendo dargli un frontale, il contatto.
Io lo prendo di qua, lo prendo di qua, alla fine corro la faccia. E io infatti per questo dovrei essere cervello. Di modo che non se ne vale l'unica di affrontare la divisione sotto. Ma questa è un'intervista che la faccia parte lì. Perché il giallo, questo giallo anche se abbassi l'intensità di tutti i problemi di palo. Thank you.
Anzi, ma hai detto che le memorie le hai cancellate? Le memorie le ho cancellate, dove le hai cancellate? Dico, lei mi ha preso il cavo da un solo. Ti dispiace? Sì. E ti dispiace che ti dispiace? Sì. Perché tu ti lascio mettere in maniera che scorre. Potrebbe andare un continuo, l'abbiamo? Un continuo lungo? Ci servono tutti e sei canali, ma ce ne servono verosimilmente due materiali. Ci servono questi, sono qua, e quella che abbiamo staccato di prima. Questi sono collegati. Questi sono già collegati. E sono quali canali? Okay. Questo va solo 1, questo è solo 2, questi due sono insieme 3, 1, 2 e 3, e poi ce l'avamo su un danilo, una coppia di parti, quindi 4, quindi rimaneva fuori una coppia di parti e una coppia di parti. Noi abbiamo messo 8 linee e abbiamo già, andiamo a provare a mettere il neo, lo proviamo. No, il neo sto facendo fare un'americana da loro, in maniera che così ce l'abbiamo autonoma, perché chiaramente non possiamo, queste sono le vicine dello spettacolo, no? Ah, facciamo un'americana autonoma, così capiamo l'altezza, quanto noi dobbiamo comprare, se ci conduce il neo, esteticamente, esteticamente come possiamo, cioè, meglio sempre lavorare, visto che stiamo facendo di male. Lo spettacolo in questo momento. Allora, cerchiamo di non confondere, più c'è per riuscire.
fuoco insieme, perché sennò comunque ci perdiamo. Vabbè, momento, ho capito che mi dovete far male. Io sto sotto l'arco per non sbagliare. Però questa cosa che mi sto dicendo è proprio perché dobbiamo abituarci all'idea che quando lavoriamo spesso e volentieri ci capita che stiamo tenendo su due spettacoli. Allora, è sempre meglio andare a fare l'americana in più, faccio fare l'americana in più, perché io sono la camicia piena di possibilità di questo. Lì ci vuole un po', ti posso, no? Che pronto siamo là? Arrivo. Questi servizi li usiamo a fare. Poi il caso in cui noi decidiamo, dobbiamo vedere quanta luce ci fa, perché non so quanto apre, quanto illumina, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo lo dobbiamo verificare, però questo è un po'. Se vuoi, se vogliamo bilanciarlo, vai a prendere quel crostino leggero. Quel crostino? Leggero, di ieri ti facevamo vedere. Quando alleggiamo alla fine della serata, alleggiamo direttamente la
per i bar, vediamo un po' come cambia. Il pronto va... No, quello no, ma su questo. Quello è 61. Va davanti, e poi dietro. Accendicelo un attimo. Allora adesso stacchiamo pure il bar, che c'è un minuto. Senti, ma hai convertito i nostri? Quindi sto prosto glielo mettiamo sopra, dentro? Sì. Martellare di via, vero Marco? L'ho già trovato anche bar, eh? Poi ci metto un nastro per identificarli, così quando dobbiamo spostare un attimo. Ave. No, ammiratore? Un compositore o un curioso per ora? Ammiratore dei tecnici, delle tecniche, di tutte e due o soltanto di guardare? Dove diciamo, dove vediamo perché ha trovato? Un teatrante? Un teatroso? Pietri, teatrico? Uno stato, non lo so.